Cari amiche, bentornate alla nostra trasmissione Tra di noi, una rubrica piena di appuntamenti e curiosità. Iniziamo infatti subito con un appuntamento di lavoro. Sì, perché Elena è andata a trovare Christian, che ci spiegherà come i meeting aziendali possono diventare dei piacevoli appuntamenti. Buonasera a tutti! Oggi mi trovo nella zona industriale di Sant'Agostino in via Fermi, esattamente al Caffè Valiani, ma vorrei mostrarvi la multifunzionalità di questo luogo. Una nuova ala con una sua identità, un primo piano dedicato al ristoro e l'ultimo piano una sala per meeting e riunioni con un piccolo spazio per il coffee break. Ne parliamo con Christian. Ospite nuovamente dell'amico Christian, mi permetto di buttarmi giù la mascherina perché siamo a oltre la necessaria distanza. Ciao Christian, ciao, grazie di avermi rinvitato. Ci troviamo appunto nell'ultimo tassello di questo luogo, all'ultimo piano tra l'altro, una zona completamente ristrutturata e super adibita e anche molto ben accessoriata a sala, meeting, riunioni e conferenze, giusto certo, Christian? Certo, certo. Infatti l'idea era appunto di creare una sala che fosse, potesse essere utile in questa zona industriale per poter fare meeting, riunioni. Visto la situazione, diciamo che la possibilità di cambiare la posizione delle sedie dà la possibilità comunque, eventualmente ci fossero altri DPCM o comunque altre regole un po' restrittive, di poter comunque poter mettere le persone sedute anche a distanza. Certo, quindi ognuno poi giostra nel modo giusto migliore, modo, nel modo il distanziamento necessario. Che è necessario. Quindi gli accessori mi sembra che siano sì. Quelli veramente super professionali, perché con il proiettore abbiamo a zoffitto, un proiettore collegabile a qualsiasi portatile, abbiamo un maxi schermo e abbiamo anche servizi all'interno della sala in modo che chi fa un convegno all'interno ha la possibilità di usufruire di tutti i servizi necessari senza doversi allontanare dalla sala. Quindi esatto, perché poi anche la possibilità di fare un break quando magari le conferenze o le riunioni si prolungano, si protraggono nell'arco della giornata, c'è anche la possibilità di utilizzare quantomeno anche la saletta subito sotto, anche la che saletta è sotto, al primo piano, giusto? Dove una persona o comunque le persone possono organizzarsi per pranzare in maniera separata, quindi in totale privacy, dalla zona piano terra dove c'è il bar e altri locali per pranzare. E logicamente, naturalmente, il fattore positivo di questa sala è poter avere la possibilità, comunque se uno vuole, di andare al piano terra e fare sia colazione sia break, qualsiasi tipo di sosta durante i tuoi convegni o i certo, tuoi meeting. Certo, e personalizzare comunque il proprio spazio nel primo piano per certo, utilizzarlo certo. E, esclusivamente diciamo, per i partecipanti del meeting solo esclusivamente a numero chiuso diciamo certo, quindi certo. Diciamo che si può fra virgolette giocare con tutte le varie opportunità e opzioni certo, qualsiasi opzione in questo caso possono essere scelte, infatti le nostre condizioni, la nostra situazione, le nostre possibilità danno davvero l'opportunità di fare un meeting, una riunione lavorativa in qualsiasi format, in qualsiasi modo. Provvista anche di riscaldamento, aria condizionata indipendente, per cui non ci saranno problemi anche nel momento in cui nell'anno nuovo, andando verso la primavera, speranzosi di poter rilavorare a pieni ritmi, riempire questa sala. E poter riempire anche questa sala, insomma ci sarà l'opportunità di stare comodi e pratici. In sicurezza, tranquilli. Certo. Quindi direi che la speranza è anche quella di un futuro importante, certo. Lavorativo per dove tutti. Dove potremo appunto incontrarci qui nuovamente per diciamo fare meeting su cose molto interessanti, produttive, prospettivamente ottime per il futuro. Naturalmente basta rivolgersi a voi per diciamo fissare, prenotare una giornata o più per questa saletta.
Io direi che potremmo fare anche un break a questo punto. Sì, è il momento giusto. E quindi Christian, finito il nostro incontro, chiuso il nostro meeting, siamo pronti per il nostro break. Alla salute. Buon break. Buon break. E adesso che ne dite di passare alla letteratura? Ascoltiamo i consigli di oggi di Donata sul romanzo al femminile. Il libro che vi presento oggi è Balene, di Barbara Cappi e Grazia Giardello, edito da Giunti. E le due autrici vengono entrambe dal mondo della televisione, infatti sono entrambe sceneggiatrici e ghostwriter. E in questo romanzo raccontano la storia di Evelina, una donna di mezza età che vive un'esistenza, come dire, combattuta tra ciò che la rende felice e ciò che invece la rende infelice. Tra ciò che la rende infelice c'è sicuramente il suo amore con Sergio, un uomo che nel corso di questo romanzo la lascerà, generando in lei una grandissima disperazione. Però nel lasciarla, Sergio fa anche un gesto di grandissimo amore, perché le regala ciò che Evelina ha sempre desiderato fare nella vita, cioè un viaggio per vedere le balene, un viaggio che ha sempre rimandato, che non ha mai fatto e che però ha continuato a sognare in tutti gli anni della sua vita. Sergio le fa questo regalo e così Evelina finalmente parte a vedere queste meravigliose fantasmagoriche balene nella sua mente, è così che se le immagina. E quindi il romanzo diventa un inno alla vita, a fare ciò che desideriamo fare, che sogniamo fare, senza rimandarlo. Non è mai troppo tardi per esaudire un sogno. Ce lo dimostra Evelina, che nonostante la sua età si rimette in gioco ed è pronta ad affrontare questo viaggio come una nuova avventura. Un libro forse per delle sognatrici, ma non solo, per chiunque abbia voglia di realizzare un desiderio. Ve lo consiglio. Epoca di selfie, di filtri, di fotoritocchi. Ma è vero che tutto questo a volte non ci rende giustizia. E allora i servizi fotografici vanno sempre di più per la maggiore. Sentiamo cosa ci dice Elena. Ciao amici, oggi sono da Sole e Vista in Porta Carratica a Pistoia. Vogliamo parlare di moda, ma non di moda inteso abbigliamento, bensì come la si crea. Venite con me. Ecco amici, cosa intendevo per moda, creare la moda. Mi trovo nel bel mezzo di un set fotografico e è quasi un po' un tuffo nel passato. Mi sono permessa di togliermi la mascherina e sono in presenza di Jonathan, l'artefice e l'art director di tutto questo. Siamo a sufficiente distanza, sì, per cui me la sono abbassata. Jonathan, che cosa produciamo in questo meraviglia delle meraviglie? Questo è uno studio fotografico dove vengono fatti servizi principalmente del settore moda. Certo, quindi cataloghi per le aziende, vestiti, abbigliamento, tutto quello che concerne il comparto moda. Certo. Viene utilizzato anche per tutto quello che sono le foto di Natale per i bambini, ad esempio. Sì. O addirittura tutto quello che è la moda bambino. Questa è una parte del nostro tipo di lavoro. Diciamo che questa è la zona dove lavoro di più durante la giornata. Sì. Chiaramente poi il nostro lavoro ci permette anche poi di fare tutto quello che è l'esterno, sfilate di moda. Certo. E quelle chiaramente non si possono fare qui dentro. No, però insomma tu immortali tutto quello che sono gli eventi moda a tutto tondo. Perfetto. Giusto? Però mi dicevi prima che dalla moda poi giustamente hai ampliato il raggio d'azione e quindi ti sei dedicato anche a cerimonie. Sì, noi praticamente ci occupiamo di tutto quello che sono le cerimonie in generale, sì, dal battesimo alle nozze. Certo. Anzi, diciamo che io nasco come matrimonialista. Ah, appure. Poi dopo mi sono cimentato in quello che è la moda. Certo. Onestamente, forse è il comparto dove ora lavoriamo di più. Uh-huh. Però comunque ecco, siamo abbastanza attrezzati e comunque possiamo fare tutto quello che è dal battesimo alle cresime, alle comunioni,
a 18esimi feste di laurea fino al matrimonio, seguendo la cerimonia dall'inizio alla fine. Certo, ora siccome in questo momento è un pochino più difficile magari trovare queste cerimonie perché sono state logicamente sospese, questo è purtroppo la realtà di questo periodo, che purtroppo speriamo sì. Sia il più breve possibile ormai, speriamo. Insomma, speriamo di essere addirittura d'arrivo, però ecco, comunque sia il tuo set fotografico tu lo porti in ogni dove, insomma. Perfetto, ecco, diciamo perfetto, così, quindi sì. In qualsiasi ambito. Sì, diciamo che noi fotografi siamo abituati ormai a seguire tutte le varie vicende, portandosi dietro anche tutto quello che è il set, tranne i fondali chiaramente. Certo. Tutto quello che viene traslocato, tutto trasportato, e per seguire e cercare di fare delle immagini il più belle possibili. Certo. Poi ci sono anche tante persone che a titolo proprio privato, vero? Sì. Un po' per se stessi anche, no? Certo, gli piace certo. Fare i servizi fotografici, gli piace... Diciamo che ormai farsi vedere è diventato, anche grazie ai social, è diventata una cosa abbastanza normale. Di routine. E quindi sempre più persone hanno piacere di venire, farsi fare le foto e poi dopo potersele riguardare. E allora anch'io oggi voglio due scatti da te, certo. dalla magica mano del nostro carissimo Jonathan. Bello vedere Jonathan al lavoro, è stato veramente un piacere ritrovarmi nel bel mezzo di un set fotografico e quindi non mi resta che salutare la splendida Giulia. Jonathan, ci vediamo presto al Ciao, prossimo grazie. Catalogo moda o quant'altro. Certo. Grazie, è stato veramente un piacere. Grazie a te. Ciao. 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 E chiudiamo con una rubrica in dolcezza. Chi ha detto che il gluten free toglie gusto ai prodotti da forno? Vediamo per esempio i biscotti di Monica. Immancabile appuntamento da Pasticciando, bontà senza glutine e senza lattosio. Mi trovo in piazza Leonardo da Vinci a Pistoia. Seguitemi, andiamo a scoprire le nuove ricette di Monica Mauro. Tolgo la mascherina perché sono a sufficiente distanza da colei che ci fa innamorare di queste dolcezze e ci farà sicuramente ingrassare, ma siamo nel periodo invernale per cui sono convintissima che un chiletto e due ce lo possiamo permettere. Un bacione, ciao Monica, ciao, ben ritrovata. Grazie. Ma io mi sono fatta catturare da queste fragranze, diciamo, deliziosissime. Biscotti appena sfornati, biscotti di ogni genere. Biscotti, naturalmente si parla sempre e comunque di pasticceria senza lattosio e senza glutine, certo. Per intolleranti, certo. O comunque anche per chi per scelta decide di mangiare senza queste cose. Oh, ecco, da dove ci rifacciamo? Da questi cantucci? Vai, sono cantucci con la ricetta della mamma, questi, trasformati poi in senza glutine, fatti sia con la mandorla, col pistacchio e col cioccolato. Ecco, quindi diciamo, mi vorresti dire che pur riproponendolo con farine particolari, certo. Però utilizzi sempre e comunque le vecchie ricette esatto, tradizionali esatto, di una volta. Esatto, quelle che si facevano da piccolini con la mamma, con la nonna, con le zie. Quindi poi... c'è il sapore della tradizionalità. Esatto, esatto, proprio dell'artigianalità. Oddio, il sapore è buono e sa anche di tante altre cose. Quindi i cantucci, i famosi cantucci, questi con le nocciole. E poi vedo anche con... cioccolato e pistacchio. Con cioccolato e pistacchio. Ma tu mi parlavi anche di... quelli vegani, ci ecco, sono... di una linea, diciamo, avete prodotto dei biscotti vegani. Per vegani. Sì, sì. Quindi si va addirittura oltre a chi ha esatto. Dei problemi di intolleranza, ma anche a chi per scelta è diventato vegano. Sì, sì, sì. E sì. Quindi questi sono biscotti... Sono fatti senza uova, senza latte, senza comunque derivati animali, sono proprio saporiti come questi qui che sono i cookies classici col cioccolato. Sono stessa variante però in versione vegana, quindi sono due alternative, ecco,
diverse. Quindi diciamo, questi sono uguali a questi? Come, in teoria, come sapore sì, come poi struttura viene un po' diversa perché il vegano c'ha meno elasticità come impasto, però è, il sapore è uguale. Ecco, quindi ci stiamo, diciamo così, espandendo, sì, anche su una, tolleranze, un pensiero, sì, diciamo, definiamolo così, vegano. Esatto, anche su queste scelte. Mentre questi che io vedo sono, mi sembra, tipo le rose del deserto. Sì, esatto, queste sono le rose del deserto al cioccolato e queste sono con l'uvetta classiche. Buonissime. E che cos'è che cos'è che gli manca rispetto a quelle che faccio io normali? Il glutine, poi il sapore c'è tutto. E che cosa il più fate? Sicuramente la bontà, perché insomma io sono una inespertissima pasticciona. No, vabbè, ma comunque sono, ecco, ricette comunque sempre, diciamo, casalinghe, perché poi quelle sono, e quindi si possono fare tranquillamente anche a casa queste, ecco, non sono industriali, diciamo. Ecco. Certo, e qui è una produzione veramente a rotazione. Continua, per sì, cui sì, anche la breve sosta, come lo definisco io, il fermino pomeridiano, che è una certa ora, diciamo, o a metà mattinata o a metà pomeriggio, insomma, diventa quasi quasi indispensabile. Quindi qui possiamo trovare sempre comunque il biscottino gradevole, vero? Sì, da quelli classici poi a quelli con le creme di nocciole a tutti quelli un po' più particolari. E vi garantisco che sono di una bontà unica, un odore stratosferico e poi comunque la possibilità anche di portarli in una a casa, insomma, certo, di gustarseli, sì, certo, insomma. Ognuno nelle proprie abitazioni, quindi certo, o colazioni o pranzi o merende o a quello, casa la domenica, non, o c'è, ecco, non manca mai l'opportunità, no, per lasciarsi coccolare dalle dolcezze della carinissima Monica. Allora non mi resta che l'assaggio. Eccoci ai saluti finali e al momento più magico per me, vero Monica? Ecco, la mia carissima Monica mi cantuccia al cioccolato. Sia sempre, vai. Ecco, cantuccia al cioccolato. Vai. Grazie Monica, ciao, un bacione, a presto. Ciao. Ciao. Grazie Elena e grazie Monica. Per oggi è tutto, questa trasmissione è finita, ma mi raccomando, ci vediamo al prossimo appuntamento e che rimanga tra di noi.